Ora si registrerà la immediatamente conferenza. a lui la parola. Allora, intanto consentitemi di ringraziare, di salutare tutti innanzitutto, man mano che vi state collegando. Intanto consentitemi di ringraziare in particolare il vicepresidente Piersandro Cassulo, vicepresidente di ANCI Piemonte, per la disponibilità insieme al segretario, a Carmelina Nicola, e a tutta ANCI Piemonte per la disponibilità, per lo spazio che ci garantisce, anche per il supporto nel rendersi sempre disponibile a supportare, a favorire questi incontri che sono molto utili sicuramente per gli amministratori che sono collegati. E, grazie evidentemente anche al vicepresidente della Regione, Fabio Carosso, perché al di là di tutto dimostra sempre una grande sensibilità rispetto al tema del rapporto tra la Regione e gli enti locali, e gli enti locali piemontesi. Insieme a lui, ovviamente, ringraziamo anche la dottoressa Casagrande per il contributo che oggi daranno, che sarà appunto molto importante. E insieme a loro consentitemi di ringraziare anche Piero Antonelli, che ho già salutato, direttore di UPI, e Paolo Testa, che è responsabile dell'area studi e ricerche di ANCI Nazionale, che saluto con grande affetto, perché oltre ad averli conosciuti, ad averli frequentati, ma insomma, c'è anche un'amicizia, una stima reciproca che mi fa piacere ricordare. Allora, il webinar di oggi, molto brevemente, testimonia un po' quanto l'attività delle consulti possa rivelarsi importante per i nostri enti locali. Oggi è la consulta, come dire, politiche europee e cooperazione. ANCI Piemonte ha istituito, ha attivato 16 consulte tematiche. Invito tutti gli amministratori a utilizzarle queste consulte, perché sono lo strumento attraverso il quale possono essere evidenziate, non solo approfondite, ma possono essere anche ulteriormente evidenziate, implementate attività, e servono proprio a, come dice il termine stesso, a consultare gli amministratori, a sentire il polso. È lo strumento attraverso il quale ANCI Piemonte è in grado di come dire, tastare il polso della situazione dei nostri amministratori su aree tematiche che sono anche molto importanti. Andate a vedere sul sito, vi potete iscrivere e potete contribuire. Ed è per questo che questa consulta ha impostato una serie di webinar, a nostro avviso, importanti. Quello di oggi, iniziamo con oggi, ma in realtà ricordo, grazie anche alla collaborazione dell'amico vicepresidente Ignazio Zianetta, ci sono altri due webinar che vi annuncio. Il 21 maggio parleremo dei programmi tematici dell'Unione Europea, quindi i cosiddetti fondi diretti, e dell'impegno di ANCI nel supportare i comuni, in particolare io li ricordo sempre perché è un tema a cui tengo molto, i comuni piccoli, ad aiutarli a trovare le modalità di partecipazione a questi, di partecipazione a questi bandi, quindi nell'eventualità la possibilità di usufruirne. Quindi 21 maggio parleremo di quello, 18 giugno il terzo webinar dedicato alla cooperazione decentrata, quello più tema sul quale anche a Regione Piemonte, tra l'altro recentemente abbiamo appunto approfondito la questione con una delibera che è passata, se non ricordo male, all'unanimità, ma il vicepresidente vi dirà meglio. Noi ci poniamo un obiettivo con questi webinar, e cioè quello di chiarire, di dare, come dire, di dare qualche certezza in più ai nostri amministratori, di offrire qualche certezza in più ai nostri amministratori su tematiche che sono evidentemente, come tutti sappiamo, molto, molto complesse. E noi soffriamo anche di una sorta di bombardamento mediatico di una tantissime informazioni che alla fine rischiano, se non sono veicolate attraverso strutture intermediazione, come può essere politico-amministrativa, come può essere una struttura importante come ANCI Piemonte, come ANCI Nazionale, come l'UPI, per esempio, Unione delle Province, rischiano di generare più confusione che non chiarezza nei nostri amministratori. E quindi noi, il nostro obiettivo è appunto quello di generare maggiore chiarezza, di metterci nelle condizioni, mettere nelle condizioni i nostri amministratori di essere pienamente consapevoli delle opportunità e anche delle procedure che sono necessarie, che sono propedeutiche al raggiungimento di queste opportunità. ANCI Piemonte ha attivato negli anni un ufficio specifico, Progetti Europei e Cooperazione Internazionale, che ha proprio quell'obiettivo, in particolare, lo ribadisco, ad assistere i comuni medi, i comuni piccoli, che sono quelli,
oggettivamente più in difficoltà rispetto a queste tematiche. Oggi noi parleremo, come avete visto dal titolo, lascio immediatamente la parola, concludo lasciando la parola al vicepresidente. Noi parleremo ovviamente della situazione, come dire, della programmazione tradizionale dei fondi europei, ma faremo cenno anche alla straordinaria occasione del Next Generation, rispetto al quale, come sapete, la Regione Piemonte ha organizzato molti incontri a livello territoriale. Ci sarà anche un consiglio regionale dedicato la settimana prossima. È un tema che sta molto a cuore ai sindaci piemontesi, sta molto a cuore ovviamente ad ANCI e Dubi, che hanno espresso le loro sollecitazioni, suggerimenti, i loro auspici. Ma l'auspicio vero di ANCI, credo di poter interpretare il ruolo che ho questa mattina, è quello di garantire che la Regione, diciamo così, abbia a cuore il rapporto con gli enti locali e tragga dagli enti locali, da questo rapporto, il massimo beneficio possibile, sia possibile trarre il massimo beneficio possibile reciproco. Scusate il bisticcio di parole, ma su questo, conoscendo il vicepresidente, sono certo che condivide questa impostazione. Su questo, sugli altri argomenti che sono oggetto di questo webinar di oggi, io lascio la parola, ringraziandolo ancora, al vicepresidente Fabio Carosso per la sua presenza, per la sua disponibilità. Buon lavoro e grazie a tutti per la partecipazione, che è molto numerosa, quindi testimonia il fatto che questi temi sono di grande interesse per i nostri amministratori. Grazie. Prego, vicepresidente. Grazie presidente Avetta, grazie, buongiorno a tutti, a voi che partecipate questa mattina. Beh, è evidente che la presenza massiccia fa capire quanta attenzione c'è per la ripartenza che tutti abbiamo a cuore. Ripartenza che passa per forza da quello che sono i fondi europei, bene ha fatto il presidente a sottolinearlo più di una volta. Quest'anno siamo chiamati tutti quanti, noi della Giunta, ma il Consiglio della Regione Piemonte in primis, l'ANCI e tutti, diciamo così, quelli che sono i sindaci, ma anche i portatori di interessi, a lavorare, a collaborare tutti insieme, perché bisogna spendere bene i fondi europei, questi soldi, bisogna saperli investire nella maniera più opportuna per far sì che il fattore moltiplicatore sia veramente diciamo così alto, così da poter lanciare la Regione Piemonte, che noi abbiamo definito la regione al centro, al cuore dell'Europa, proprio perché sia tra le migliori regioni, le più performanti dell'Europa, per ripartire, per dare opportunità alle nostre imprese, ai nostri cittadini, evitare che ci siano, diciamo così, grandi licenziamenti di massa che nessuno vuole e che però, come dire, sono in agguato. Quindi dobbiamo creare l'opportunità e farlo in fretta. Dai giornali degli ultimi giorni abbiamo visto che Draghi ha sottolineato il fatto che ormai l'Europa è pronta a distribuire i primi denari, quindi noi abbiamo bisogno che ci siano progetti pronti da far partire. Questo sarà sicuramente la priorità, quindi la cantierabilità sarà all'ordine del giorno. Abbiamo già sottolineato anche nei nostri passaggi durante, diciamo così, la spiegazione del nostro documento strategico con i comuni, presso le province e tutti, che sarà fondamentale avere appunto i progetti pronti. In Piemonte ce ne sono molti, tantissimi, tant'è che abbiamo ricevuto proprio nei giorni in seguito a questi nostri incontri migliaia di progetti, sono forse più di 2500, poi la dottoressa Casagrande sarà magari più precisa di me. Questo vuol dire che c'è veramente tanto da fare, non che negli anni non si sia diciamo così costruito il nostro Piemonte, ma evidentemente qualcosa è stato indietro, penso a grandi infrastrutture, ma anche nelle scuole, piuttosto che in grandi lavori per l'ambiente. Ecco, adesso abbiamo la possibilità di farlo e di farlo tutti insieme. È un'opportunità molto importante, perché quest'anno non solo c'è chiaramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come sappiamo tutti, il PNRR, però ci saranno anche i fondi strutturali, quelli che conosciamo di più, gli FSE, i FESR, e tutta la programmazione 2021-2027, tranne la parte agricola, come sapete, a questi due anni, diciamo così, di transizione. Però ci sono tanti soldi che vanno spesi bene, con delle politiche moderne, che vedano però al 2030-2040, cioè che siano progetti ambiziosi, ma che creino veramente lo sviluppo. Non pensare al lunedì mattina, ma avere il coraggio di affrontare nuove sfide. Bene, Piemonte lo sappiamo, in tante di queste è pronto, l'abbiamo visto, abbiamo qui eccellenze incredibili, pensando all'idrogeno, pensando alle multimedialità, pensando all'ambiente, insomma ci sono le possibilità di fare bene, e quindi abbiamo necessità che tutti remino dalla stessa parte.
Di progetti ne sono arrivati tantissimi. Presidente Cirio, la settimana scorsa abbiamo lavorato molto insieme ai nostri assessori. Solo qualche giorno fa ci siamo fermati fino a notte tarda per ragionare su come dover fare. Cioè, il Piemonte adesso ha ricevuto tantissime progettazioni. Prendiamo questo pacchetto, sarà fatto uno screening naturalmente di tutto questo, saranno, diciamo così, condivisi con il governo alcuni temi fondamentali e poi crediamo ci saranno le linee guida, diciamo così, probabilmente dei bandi, crediamo, per poter far partire queste progettazioni, che saranno già nell'estate. Quindi confidiamo che tutte le parole che sono state fatte fino ad oggi si trasformino in progetti, in realizzazioni quanto prima. È tracciata la linea, il futuro, diciamo così, è stato così indicato da tutti i sindaci, da tutti i presidenti di provincia, dall'ANCI, da noi che siamo qui in regione, e abbiamo visto che ci sono alcuni progetti molto importanti. Non possiamo dimenticare, diciamo così, tutte le cose che sono, come dicevo, a livello di ambiente, e su questo presteremo una grande attenzione. Ma il Piemonte ha bisogno anche di riaffrontare la sfida del turismo. Sappiamo che è una regione vocata, abbiamo tutta la zona delle Langhe, da dove io e il presidente Cirio veniamo, ma abbiamo i laghi, le montagne, quindi dobbiamo essere moderni e affacciarsi al mondo con dei sistemi nuovi per attrarre, diciamo così, tutte le persone che possono venire qua e con le loro, diciamo così, vacanze soddisfare anche le nostre aziende. Un lavoro che crediamo di fare con grande attenzione insieme a tutti voi, a tutte le persone che potranno portare il contributo. Bene sono, diciamo così, questi webinar che portano, diciamo così, a dare a noi le informazioni necessarie per evitare gli errori, ma fare solo le scelte strategiche più ottimali, appunto, per il nostro, per la nostra crescita e per il nostro sviluppo. Credo che ho detto quasi tutto, sappiamo che, insomma, ci saranno tanti contributi attivi. Chiedo scusa, come diceva giustamente il Presidente Avetta, noi abbiamo la giunta che inizia tutti i venerdì alle 10, questa mattina l'abbiamo spostata di 10 minuti, un quarto d'ora, ascolto i primi interventi e poi mi devo assentare, però ci sono tutti i nostri tecnici che sono collegati e poi chiaramente se uscirà una sintesi di questo webinar, magari con qualche pagina scritta, io sarò ben lieto di riceverla in maniera da poi, insomma, dire, avere i vostri suggerimenti e portarli al tavolo della giunta. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie molte Vicepresidente Carosso, grazie Alberto. Io introduco le relazioni tecniche dei nostri relatori. Abbiamo scelto di dare evidenza sia alla dimensione nazionale della programmazione e ringrazio molto il Direttore Generale di UPI Piero Antonelli e il responsabile dell'area studi e ricerche di ANCI Paolo Testa per la loro disponibilità ad intervenire. Prima di dare come da scaletta la parola a Piero per la prima relazione, desidero informare tutti i partecipanti che ANCI Piemonte nella sua attività di servizio agli associati sta sviluppando per quest'anno un servizio specifico che è volto a offrire ai comuni ma anche alle province la possibilità di ricostituire o di costituire ex novo un servizio di progettazione europea. Vi prego di restare sintonizzati su questa proposta progettuale di servizio perché a breve, nelle prossime settimane, sarà definitivamente resa pubblica. Dicevo sia ai comuni ma anche alle province perché, come forse saprete, la maggior parte delle province piemontesi nell'ambito della propria autonomia istituzionale ha deciso di ricostituire l'associazione delle province e quindi esiste una UPI Piemonte da qualche mese, ma con questa associazione abbiamo sottoscritto e stabilito un accordo molto efficace di collaborazione che ci permetterà insieme all'Associazione delle Province Piemontesi di offrire questo genere di servizio anche alle province. È un'esperienza che in altre parti d'Italia si è già realizzata con successo e quindi ci mettiamo in scia volentieri per offrire ai comuni e alle province piemontesi la possibilità di avere delle strutture stabili, supportate ovviamente dalle associazioni di interpretazione, gestione e attuazione dei progetti europei. Detto questo, ed era un'informazione che tenevo a darvi, Piero, la parola a te per la prima relazione sul PNRR. Grazie. Ma io intanto ringrazio te, Marco Orlando, per l'invito, ANCI Piemonte, l'amico Alberto Avetta,
per l'opportunità che mi viene data a me e all'Unione Province d'Italia di rappresentare all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza qual è stato l'impegno delle associazioni, in particolare dell'UPI, ma poi Paolo Testa dirà il lavoro che anche come loro, come ANCI, hanno fatto, abbiamo fatto come sistema degli enti locali e come associazioni rappresentative. Occorre, a mio avviso, fare alcune considerazioni per chiarire la portata degli sforzi che il nostro Paese dovrà fare nei prossimi anni. E a mio avviso io parto da alcune considerazioni che ha fatto il Presidente Draghi nella presentazione alle Camere del piano. Cioè, i numeri che il Presidente Draghi ha citato portano la parte politica, ma anche le associazioni, le regioni, gli enti locali, a riflettere sull'importanza degli sforzi che dovremo fare in questi anni. Cioè, la pandemia è stata, a mio avviso, un elemento dirimente di accelerazione di queste necessità che ha il Paese di crescita e sviluppo. I dati italiani sono dati impressionanti, lui li citava: l'effetto della pandemia in Italia ha creato una contrazione del prodotto interno lordo del quasi del 9% contro i paesi europei dove la contrazione è stata più gestita, intorno al 6%. Ma l'altro elemento, a mio avviso, importante di riflessione che faceva il Presidente Draghi è quello della crescita di questi anni. Cioè, il dato è impressionante, cioè l'Italia negli ultimi 20 anni è cresciuta del 7,9% del PIL. In 20 anni 7,9% del PIL, contro una crescita della Germania del 30% del PIL, della Francia del 32% e della Spagna del 43%. Sono numeri che devono portare a riflettere, a far riflettere, a mio avviso, in primis il Parlamento, il Governo, eccetera, eccetera. E anche noi che lavoriamo nel sistema degli enti locali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi pensiamo che sia la grande occasione, un'occasione imperdibile, come dicevamo in più occasioni, abbiamo detto in più occasioni, per cercare di coniugare, a mio avviso, tre elementi fondamentali, cioè gli investimenti del Paese e il sistema di riforme dello stesso Paese. Questi sono i due elementi centrali che connotano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, a mio avviso, sono gli elementi da cui partire per modernizzare il Paese da qui al 2026. Qual è l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Provo a fare alcune considerazioni di carattere generale per definire intanto le tappe del Piano Nazionale e l'impatto finanziario dello stesso. Quali sono le tappe del Piano Nazionale? Entro la giornata di oggi il governo italiano invierà alla Commissione dell'Unione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Commissione Europea avrà 2 mesi di tempo per valutare il piano e il piano, e quindi entro il 30 giugno la Commissione Europea formulerà una proposta a seguito della valutazione del piano stesso. Siamo al 30 giugno. Entro il 31 luglio, invece, il Consiglio dell'Unione Europea dovrà approvare i piani nazionali di ripresa e resilienza che gli sono stati inviati. Questa approvazione del piano è un elemento centrale per calendarizzare le fasi di pagamento da parte dell'Unione Europea del piano stesso, perché l'approvazione del piano al 31 luglio determinerà il fatto che la Commissione potrà procedere al prefinanziamento del piano pari al 13% del piano stesso, quindi il 13% di 191 miliardi, a favore dello governo dello Stato italiano. Questo, diciamo, sono le tappe che abbiamo di fronte da qui ai prossimi mesi. L'impatto del piano dal punto di vista finanziario. Il governo italiano ha fatto una scelta, a mio avviso, importante, cioè quella di affiancare ad un piano nazionale di ripresa e resilienza che pesa dal punto di vista finanziario 191 miliardi di euro, di cui 68,9 sono sovvenzioni a fondo perduto, ha affiancato questo piano attraverso una programmazione nazionale complementare. Quindi il governo che cosa ha fatto?
ha indicato nello scostamento di bilancio che è stato votato poche settimane fa da parte del Parlamento, in questo scostamento di bilancio il governo ha detto una parte di quelle risorse dello scostamento andranno a consolidare ulteriormente le politiche di investimento che già vengono delle risorse assegnate all'Italia da parte dell'Unione Europea. Questo ha determinato che cosa? Un effetto moltiplicatore sulla la parte investimenti. Cioè gli investimenti crescono accanto ai 191 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di ulteriori 30 miliardi e 6, che affiancano dal punto di vista finanziario le emissioni già previste nello stesso piano. È una scelta, a mio avviso, lungimirante che ha fatto il governo nazionale, è una scelta, come ha detto all'interno della conferenza unificata il ministro Franco nella giornata di ieri, che sarà ulteriormente consolidata nella prossima legge di bilancio. La vera sfida che hanno di fronte quindi il sistema delle regioni, delle province e dei comuni è quella di rispondere al meglio alla sfida degli investimenti del paese. Avere, come diceva il vicepresidente della regione Piemonte, una capacità di cantierare progetti. È questo l'obiettivo che abbiamo di fronte e quello sul quale come associazioni nazionali ci siamo mossi, cioè avere la capacità di cantierare progetti sulle missioni indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Accanto al piano ci sono alcune indicazioni di fondo, cioè come vengono assegnate queste risorse. Le risorse del piano vengono assegnate sulla base delle 6 missioni, quindi sono previste risorse importanti, il 40% andrà al tema della transizione ecologica di queste risorse, il 27% andrà a favore dei progetti di digitalizzazione, ma il 40% delle risorse andrà a favore del Mezzogiorno. Questa è una scelta che veniva da un'indicazione che è stata data dall'Unione Europea e che il governo ha praticamente esaltato nell'attuazione del piano, ritenendo che il tema del riequilibrio territoriale sia una delle chiavi portanti dell'impostazione dello stesso Piano Nazionale di Resilienza. Quale obiettivo con queste risorse si è posto il governo? Un obiettivo ambizioso. I numeri e le percentuali che indica il governo all'interno del piano sono percentuali che ci portano a far riflettere. Cioè il governo ritiene che attraverso il piano il PIL nazionale fino al 2026 crescerà di 16 punti percentuali e il PIL delle regioni del Mezzogiorno crescerà di 24 punti percentuali. Capite che una crescita di questo tipo è una crescita che deve essere sostenuta non solo a livello centrale, ma anche a livello territoriale, regionale e locale. Mi avvicino alle questioni che riguardano ancora di più il sistema delle province e dei comuni, in particolare degli enti locali. Il piano è stato ambizioso anche rispetto all'impegno del sistema delle regioni e degli enti locali. 90 miliardi di risorse del piano saranno gestite dal sistema delle regioni e degli enti territoriali. Questo ha detto il Presidente del Consiglio, l'ha ribadito il Ministro Franco e le schede che accompagnano il piano questa cosa la dimostra. È un impegno, a mio avviso, importante che viene assegnato al sistema delle regioni primis su alcune missioni, dei comuni e delle città metropolitane e delle province su altre missioni che noi ci auguriamo possa e debba essere, a cui noi dobbiamo rispondere al meglio. Il piano non è solo un piano di investimenti. Il piano è un piano rispetto al quale agli investimenti vanno accompagnate le riforme per migliorare e modernizzare il paese. Per il sistema degli enti locali ce ne sono 4 di riforme, come cita il piano. Io mi soffermo su 2 riforme che a mio avviso, a nostro avviso come
rappresentanti degli enti locali assumono un carattere centrale e sono quelle che attengono alla riforma della pubblica amministrazione e alla semplificazione delle procedure da un punto di vista amministrativo. La riforma della pubblica amministrazione è un elemento portante dell'attuazione del piano. Sulla riforma della pubblica amministrazione, a mio avviso, il sistema delle regioni e degli enti locali si confronterà al meglio, ma alcune linee il piano già le indica. Sicuramente ci sarà una forte espansione dei servizi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma il piano, a mio avviso, centra uno dei problemi più importanti della riforma della pubblica amministrazione, quello di rafforzare la capacità amministrativa del sistema a livello centrale e locale. Il rafforzamento della capacità amministrativa è uno degli elementi sui quali noi possiamo far crescere i processi, da un lato di selezione e di formazione dei dipendenti pubblici, ma allo stesso tempo di incentivare e migliorare la qualità della pubblica amministrazione. Questo è un obiettivo importante, un obiettivo che vede i comuni in primis, poi le province, il sistema degli enti locali al centro, a mio avviso, di questo rafforzamento, e poi dirò alcune cose rispetto a come l'Unione Province d'Italia ha cercato di declinare il rafforzamento del sistema amministrativo delle province. Accanto a questa riforma, noi riteniamo che ci sia uno spazio di confronto con il governo sull'altra riforma, che è quella della semplificazione della legislazione. Qui c'è il grande tema della semplificazione del codice dei contratti e quindi della normativa in materia di appalti pubblici. Occorre anche su questo intervenire e semplificare la normativa, perché la semplificazione della normativa serve anche per velocizzare le procedure di investimento. Quindi l'iter degli investimenti da parte degli enti locali senza una normativa adeguata che semplifichi il codice dei contratti, a mio avviso, rischia di impantanarsi rispetto alle procedure ad oggi previste nel codice dei contratti. Quindi le riforme sono un asse centrale e fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Accanto a questo, un'altra questione, a mio avviso, che interessa il sistema delle regioni e degli enti locali è quella della governance del piano. La governance del piano è stata centralizzata a livello di Ministero dell'Economia. Il Ministero dell'Economia sarà il ministero che coordinerà tutti gli interventi del piano. Ci sarà poi delle strutture di accompagnamento per il sistema locale. Il piano le chiama task force locali, che aiuteranno le amministrazioni territoriali a migliorare la capacità di investimento e a semplificare queste procedure. Quindi ci sarà un'azione di coordinamento a livello e valutazione e controllo a livello centrale da parte del Ministero dell'Economia, con i singoli ministeri che attueranno le politiche previste nel piano stesso. Dicevo che il sistema delle regioni e degli enti locali vede assegnati nel piano più di circa 90 miliardi. Il tema degli investimenti assume un carattere particolare. Quali investimenti noi come province abbiamo ritenuto di avanzare al governo? Due assi noi riteniamo che siano centrali in questa politica sugli investimenti. Il primo è quello dell'edilizia scolastica. Noi riteniamo che sull'istruzione e in tema di edilizia scolastica il governo e il piano devono assegnare, hanno assegnato e devono realizzare delle riforme importanti. Cioè l'edilizia scolastica, e io parlo per l'edilizia scolastica secondaria superiore, può essere un asset di investimento importante e di realizzazione del piano. In questi anni noi scontiamo dei ritardi in materia su questo tema degli investimenti. Pensiamo che
coniugando da un lato il tema della digitalizzazione delle nostre scuole e dall'altro il tema dell'efficientamento energetico delle nostre scuole, noi possiamo predisporre un piano di investimenti importante per migliorare la qualità del sistema scolastico del paese. Questo non vuol dire soltanto intervenire sull'edificio scolastico, ma intervenire a 360 gradi sul sistema di istruzione del paese stesso. Questa è una prima, a mio avviso, richiesta che noi come Unione Province d'Italia abbiamo fatto al governo. Su questo troviamo delle risposte nel piano, fondi previsti a favore dell'edilizia scolastica, fondi previsti sulla digitalizzazione del sistema scolastico e sulla trasformazione green delle nostre scuole. Per noi è un elemento importante di riflessione e un impegno che le province dovranno avere e tenere ben presente. L'altro elemento che noi riteniamo centrale è quello degli investimenti in infrastrutture. L'infrastruttura del paese ha necessità di essere anche qui modernizzata. Le province gestiscono più di 100.000 chilometri di strade del paese. Questa infrastruttura viaria, a cui accedono più di 30.000 ponti, gallerie e viadotti, ha anche su questo versante necessità di avere degli interventi di finanziamento precisi e definiti. Il governo in questi anni ha già fatto molto, diciamo, sono previste risorse importanti per la manutenzione e la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie, per interventi anche in materia, come dicevo prima, di edilizia scolastica, ma occorre adesso coordinare questi interventi in una logica nuova, e la logica è quella del piano nazionale, che ha delle linee di prospettiva diverse da quelle sulle quali il governo ha postato risorse in questi anni. Questi sono due elementi che noi riteniamo centrali per le province e anche per le città metropolitane di attuazione del piano. Un altro elemento che legato a quello degli investimenti che vorrei sottolineare è quello della centralità, la chiamerei così, l'abbiamo chiamata così noi nei documenti che abbiamo inviato, la centralità dei sistemi territoriali nell'attuazione del piano. Uno degli elementi sui quali abbiamo in più occasioni insistito come Unione delle Province d'Italia è che questa nuova politica territoriale deve essere una politica territoriale che riduce la frattura tra città e campagna all'interno del nostro paese. La regione Piemonte è tipica, è una regione che ha più di 1.200 comuni piccoli e piccolissimi, ha all'interno una città metropolitana di 300 e più di 320 comuni, se non ricordo male, che è una situazione, diciamo, abnorme di numero di comuni rispetto ad una entità metropolitana, ma a mio avviso uno degli elementi centrali sui quali noi come Unione Province d'Italia abbiamo più volte spinto nel confronto col governo è proprio questo, cioè quello che il piano deve produrre, non deve creare un aumento dei divari territoriali, ma deve assolutamente coniugare centro e periferia, campagna e città, aree metropolitane e aree interne del paese. Questo il governo, io mi auguro che questo lo comprenda, lo comprenderà nella gestione del piano, ma io penso che noi pensiamo che per avere un respiro inclusivo del piano stesso, il tema dello sviluppo equilibrato di tutti i territori sia uno degli elementi sui quali noi dovremmo caratterizzare l'attuazione del piano. Questo vuol dire dare un'importanza centrale alle aree interne del paese. Sono previste risorse sulla politica di aree interne. Noi pensiamo che questa politica di aree interne le province possano e debbano giocare un ruolo condividendo questo ruolo con i comuni del territorio, essendo ormai le province definite, come le abbiamo definite, case dei comuni, e quindi un'unione, il mio presidente la definisce un'unione obbligatoria dei comuni a livello provinciale, ma questo oggi sono le province, e questo tema è
un elemento sul quale noi dobbiamo riflettere. Che cosa serve, e chiudo, alle province per svolgere al meglio questo ruolo? Serve, e torno al tema delle riforme, un rafforzamento della capacità amministrativa. L'ha detto il ministro Brunetta in più occasioni, noi pensiamo che questo rafforzamento non debba essere un rafforzamento tout court della capacità amministrativa delle province. Le province devono modernizzare anche il loro impianto dal punto di vista tecnico operativo, devono creare questo rafforzamento, deve migliorare che cosa? Deve migliorare le professionalità rispetto a campi specifici. Io penso ad una nuova provincia che rafforzi il personale per uffici di progettazione, per stazioni uniche appaltanti, per attuare gli investimenti legati ai fondi dell'Unione Europea e per gestire al meglio i processi di digitalizzazione dei sistemi locali. Quindi una provincia che rafforza il proprio personale e le proprie capacità professionali attraverso delle figure specifiche che a quella dimensione territoriale pensiamo che siano necessarie e che vengano rafforzate a quella dimensione di area vasta. Parlando di province, è evidente che parlo anche di città metropolitane perché la dimensione è la stessa, e noi pensiamo che a quella dimensione si coniughi perfettamente questo tipo di rafforzamento della capacità amministrativa, diverso dal rafforzamento tout court di una capacità amministrativa dei comuni, a partire dai comuni piccoli, medio piccoli e grandi del territorio. Accanto a questo elemento, che è uno degli elementi centrali a mio avviso, occorre però che da una parte occorre rivedere la disciplina del sistema assunzionale dei comuni, delle province, delle città metropolitane, e quindi questo è uno degli elementi sui quali investire ulteriormente, e occorre poi, già in parte il governo qualcosa ha fatto, semplificare le procedure di reclutamento del personale. Il tema del personale, e chiudo, a mio avviso rimane uno degli elementi centrali di attuazione del piano. Il piano senza una nuova pubblica amministrazione che abbia del personale specializzato alla gestione del piano nei tempi più brevi possibili non può essere attuato. Quindi l'investimento sulle risorse umane è anticipatorio dell'attuazione stessa del piano. Vi ringrazio per l'attenzione. Molte grazie a te, dottor Antonelli, per la tua relazione. Se siete d'accordo, recupererei le sollecitazioni che hai dato al termine delle tre relazioni tecniche in sede di dibattito, approfittando della vostra disponibilità. Quindi darei subito la parola al dottor Paolo Testa, capo ufficio studi di ANCI nazionale, per la seconda relazione tecnica. Prego Paolo. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, un saluto particolare, lasciatemelo fare, Alberto Avetta e a Marco Orlando, che eravamo abituati a vederci, no? A Roma, a Torino, questi ultimo anno e mezzo, anche il fatto che ci è stata privata la possibilità di muoverci, di vederci con una certa frequenza, devo dire che anche ha pesato anche sicuramente un po' sulla qualità del nostro lavoro, che abbiamo cercato di tenere sempre ad altissimo livello. In particolare, e arrivo al tema, su questa partita colossale, diciamo, del PNRR. Piero Antonelli prima di me ha fatto un excursus molto dettagliato, molto ricco, molte delle cose che avevo intenzione di raccontarvi le ha anticipate Piero, quindi non le riprenderò, ma mi perdonerete a questo punto se il mio intervento non sarà così lineare, ma andrà a cogliere alcuni degli elementi che come ANCI abbiamo osservato in questo percorso, che non dimentichiamolo, parte più di un anno fa, perché il governo Conte si era molto impegnato, ovviamente anche cercando di rispettare le scadenze che erano date dalla Commissione nella redazione del piano, e molti dei contenuti che ritroviamo nel piano presentato dal presidente Draghi alle Camere è coerente, diciamo, con l'impianto che era stato dato dal governo precedente. Lo dico perché effettivamente si riprendono
le missioni e l'articolazione, diciamo, che era stata fatta dal governo precedente, con alcune specifiche, alcuni elementi di merito che vale la pena di sottolineare dal mio punto di vista. Innanzitutto il rafforzamento degli obiettivi trasversali del piano, ne ha già anticipati Pier Antonelli, sono tre, della riduzione dei divari di genere e quindi della differenza tra uomini e donne. Questo è un tema importantissimo, centrale, che ovviamente non è solo relegato a, come dire, agli aspetti che un po' più evidenti del dibattito, che è quello del divario salariale, ad esempio, o del carico sui compiti, i lavori di cura all'interno delle famiglie, ma che in senso molto ampio, e qui all'interno del piano le disponibilità ci sono, poi tutta la chiave sarà vedere come queste disponibilità economiche verranno poi tradotte in reali percorsi di attuazione, in reali opere, investimenti, servizi che devono essere finalizzati a questo obiettivo. Dicevo, una vista un po' più ampia che va dallo sviluppo dell'imprenditorialità femminile alla costruzione delle condizioni, diciamo così, per una uguaglianza di genere davvero fattiva. L'altro elemento è quello del secondo divario che il piano vuole colmare, è quello del gap, del divario generazionale. Cioè, sappiamo bene come i giovani, questa pandemia l'ha messo in ulteriore drammatica evidenza, siano un po' da qualche tempo nel nostro paese, diciamo, un po' le vittime sacrificali delle politiche nazionali, del sistema previdenziale in generale, dello sbilanciamento molto italiano, diciamo, del sistema previdenziale del nostro paese. E il piano, il PNRR, proprio si pone questo elemento come un elemento determinante, ripeto, al di là degli obiettivi delle singole missioni, al di là dei target quantitativi. Piero ha ricordato molto bene quelli legati al PIL, alla crescita del PIL. Ma questi tre obiettivi trasversali, la riduzione di questi divari sono, come dire, la stella polare verso cui tutte le azioni devono mirare. Motivo per il quale dobbiamo aspettarci, e questo ricade poi sui comuni, che è il tema ovviamente che interessa qui, sui comuni e sulle province, ricade anche, come dire, rispetto agli obblighi, le assunzioni di responsabilità che i comuni dovranno fare nella realizzazione dei progetti, anche in termini di rendicontazione, di valutazione degli stessi, perché non possiamo dimenticare che ci muoviamo sempre in un ambito di fondi europei, di finanziamenti europei, e anche se il nostro paese in questo senso non è certo tra i più virtuosi d'Europa, dovremmo attrezzarci. Sicuramente, l'ha detto bene il vicepresidente, l'ha detto tutti quelli che mi hanno preceduto, sulla costruzione di progetti cantierabili. Quindi interessantissimo il tema, che poi riprenderò, sulla dotazione di competenze nei comuni per affrontare la progettualità richiesta dal piano. Ma non possiamo dimenticare, ma davvero non lo possiamo dimenticare, perché l'erogazione dei fondi verrà anche data dopo una prima tranche di anticipazione, in base alla valutazione degli impatti delle politiche, degli impatti di questi finanziamenti. Significa che saranno i comuni a doversi dotare di competenze finalizzate alla misurazione di questi impatti, alla sua valutazione. E quindi, come dire, richiamo da subito l'attenzione su questo aspetto. Il terzo divario che il piano vuole colmare è quello territoriale. L'ha detto molto bene Piero Antonelli, quello tra città e campagna, tra grandi agglomerati urbani e aree interne, aree periferiche e ultraperiferiche del paese, ma ovviamente anche quello tra nord e sud. La ministra Carfagna, la ministra per il sud, in questi giorni si è molto impegnata nel comunicare la riserva di quel 40%
anche menzionato da chi mi ha preceduto, di risorse per il Sud, ma su questo aspetto mi permetto di sottolineare quella che dal punto di vista dell'ANCI è la maggiore criticità del piano, per come lo conosciamo in questo momento, di ancora profonda indeterminatezza della destinazione delle risorse. Nel senso che sono, mentre, come dire, le dichiarazioni stampa, alcuni passaggi del PNRR richiamano a questa ripartizione i 90 miliardi dedicati agli enti locali, il 40% dedicato al Sud. Poi è molto difficile, vi assicuro, un esercizio che stiamo facendo anche con grande attenzione, tradurre, ritrovare questi obiettivi generali all'interno delle singole linee, delle singole missioni e dei singoli cluster del piano. Questo perché queste missioni, queste sub-articolazioni, diciamo, le 16 componenti, si chiamano adesso del piano, non specificano la destinazione né territoriale né di livello di governo che queste risorse avranno, a livello territoriale ovviamente di governo intendo. Detto questo, però, ovviamente non ci scoraggiamo, anche perché, ed è uno dei lavori che ANCI ha fatto in questo percorso di, che io non chiamerei un percorso negoziale, perché sia il precedente che l'attuale governo, come dire, hanno mantenuto, anche perché ne avevano facoltà, e la Commissione, non dimentichiamolo, lo sa bene il vicepresidente, lo sa bene il consigliere Avetta, non diversamente dalle ordinarie politiche di coesione che hanno, come sapete tutti quanti, il riferimento regionale come riferimento territoriale di attuazione delle politiche. Sappiamo benissimo, no, che i cicli di finanziamento europei, i fondi strutturali, vedono le regioni come principale destinatario, come principale interlocutore. Il PNRR, il Next Generation EU in generale, non indicavano invece i governi nazionali come diciamo autorità di gestione del piano. In questo senso il governo precedente e attuale, i governi hanno tenuto molto in mano il pallino, e il sistema degli enti locali, comuni e province, ANCI e UPI hanno partecipato a incontri, hanno incontrato in questi percorsi i ministri. C'è stato ancora recentemente un incontro tra il presidente Draghi, il ministro Franco e i sindaci metropolitani in rappresentanza appunto del sistema dei comuni, ma devo dire che da questi incontri non sono uscite informazioni né confronti come dire, che abbiamo poi ritrovato all'interno del testo del piano, se non per alcuni aspetti che adesso vado velocemente un po' a raccontarvi, che sono comunque dal nostro punto di vista già, come dire, molto importanti da seguire e da osservare, perché da soli indicano un portafoglio di risorse veramente significativo, direi unico nella storia del dopoguerra, come hanno detto in molti prima di me. In questo senso, ha detto molto bene il vicepresidente, dobbiamo, come sistema dei comuni, io credo che dobbiamo avere chiara contezza del fatto che il PNRR è uno degli elementi che costituiscono una strategia europea di sostegno e di recupero del ritardo di sviluppo che la tragedia del Covid ha generato. Questa strategia è composta dal piano di ripresa e resilienza, da una serie di risorse straordinarie che vengono dalla rimodulazione dell'attuale ciclo di programmazione 14-20. Non dimentichiamo, cito un esempio soltanto, il React EU, che è stato appena approvato, condiviso, presentato in realtà, diciamo, a Bruxelles dalla ministra Carfagna, e ha avuto
approvazione, che destinerà già insomma in questi prossimi giorni, settimane, diciamo, 13 miliardi di euro all'interno dei piani operativi nazionali già dell'attuale programmazione. Per citarne uno, ad esempio, in questo ambito il PONMETRO, il piano operativo nazionale per le città metropolitane, viene rifinanziato con un ulteriore miliardo da spendere nei prossimi 2 anni, con risorse quindi addirittura superiori all'intera dotazione del PON nel quinquennio precedente. Stiamo parlando quindi di risorse molto importanti, così come sono molto importanti, e qui immagino mi rivolgo alla Regione Piemonte, che so molto attenta su questo percorso, la programmazione del ciclo 21-27, con particolare attenzione, vero, non ancora come dire, di piena efficacia delle politiche agricole, ma con già molti strumenti che possono anticipare fin da subito il ciclo del 21-27, quindi ci siamo dentro in pieno. Ovviamente bisogna aspettare l'approvazione formale dell'accordo di partenariato Italia-Europa e poi come dire, a seguire gli accordi di partenariato delle singole regioni, ma già sappiamo che è chiara, ad esempio, la ripartizione finanziaria tra i piani operativi nazionali, che, se ho capito, non si chiameranno più operativi, si chiameranno piani nazionali, così per questo gusto ogni tanto di cambiare le etichette e gli acronimi, ma la sostanza è la stessa, e la ripartizione, dicevo, con le risorse regionali. Quindi le regioni hanno facoltà, e lo stanno già facendo ampiamente, di cominciare a definire come saranno ripartite le risorse dei fondi europei. Ci sono regioni che si stanno già muovendo, ad esempio, per rispettare alcuni obblighi. Penso ad esempio alla cosiddetta riserva urbana, che richiede alle regioni di appunto riservare almeno il 6%. Regioni si stanno orientando anche per arrivare all'8-10% per interventi appunto in ambito urbano. Altrettanto ovviamente si può fare per le aree rurali e le aree montane. Il riferimento, diciamo, alla riserva urbana, perché è reso esplicito dalla Commissione, ma ovviamente non è un riferimento esclusivo e soprattutto esclusivo delle risorse destinate al resto del territorio. Però, ad esempio, i vostri vicini, amici e come dire, cugini, ma anche in qualche modo spesso rivali della regione Lombardia, che hanno già definito la strategia, la cosiddetta strategia urbana, e hanno già si stanno avviando verso l'impegno delle risorse nei confronti di alcune città. In questa direzione è chiara l'indicazione della Commissione europea, che discende da mille come dire, indirizzi, che vanno da quelli più propriamente, diciamo, di analisi e studio, penso ai lavori dell'OCSE, ai lavori di Eurostat, ma anche quelli poi all'interno dei documenti di indirizzo della programmazione finanziaria, dei fondi strutturali, che guardano sempre di più alle cosiddette coalizioni territoriali. Lo ha detto molto bene Piero Antonelli prima di me, riferendosi al ruolo delle province, al ruolo delle città metropolitane, ma anche, io mi permetto di dire, al ruolo dei comuni capoluogo, delle unioni di comuni, delle aggregazioni territoriali, laddove ci sono e laddove è necessario svilupparle, perché sempre di più l'orientamento è quello parlo ovviamente dell'orientamento dell'Europa, è quello del superamento del confine amministrativo dell'ente, del singolo ente, per guardare invece a quelli che sono cosiddetti confini funzionali. L'Europa ha identificato le cosiddette aree urbane funzionali, 400 aree urbane funzionali in tutta Europa, che su più di 400, che non sono riferite appunto al confine amministrativo del singolo comune, ma guardano al territorio, alle relazioni di lavoro, di servizio, di prossimità, di
cambio, di filiera economica, di distretto, tutti quegli elementi che caratterizzano appunto un territorio, a prescindere dai confini amministrativi che i comuni ovviamente rappresentano al suo interno. In questo senso la progettualità, la cantierabilità dei progetti evocata dal vicepresidente della regione e poi anche da Piero Antonelli, devono guardare a questa dimensione territoriale. E cioè i comuni, dal mio punto di vista, sempre di più non devono pensare di agire come singoli soggetti all'interno di un territorio, ma devono, come si diceva un tempo, ma è una locuzione sempre valida, fare sistema attraverso le province, attraverso i capoluoghi, attraverso le unioni, attraverso le aggregazioni, attraverso quelle forme che sono già ovviamente esistenti e consolidate, ma che sempre di più rappresenteranno il terminale di questi finanziamenti. Anche perché, e questo altro elemento che ANCI Nazionale ha portato sempre in ogni sede di negoziazione, di confronto con il governo, è quello della individuazione dei comuni, delle aggregazioni di comuni, delle coalizioni territoriali di comuni, come destinatari diretti delle risorse, come interlocutori di livello uguale alle regioni nei confronti dei fondi comunitari. Questo è sicuramente di grande interesse e mi fa piacere che il ciclo di incontri riguarderà anche poi i fondi, i cosiddetti fondi diretti, perché anche lì, anche all'interno di quell'enorme serbatoio, penso ai grandi programmi LIFE, Horizon, dove i comuni possono recitare un ruolo, devono assumersi un ruolo sicuramente, e questo ruolo è un ruolo di interlocuzione diretta con le autorità di gestione di questi fondi, di questi programmi. Ovviamente lo stesso ragionamento vale per il PNRR. In questo senso, ed è questa forse la lacuna più grande del piano presentato dal presidente Draghi, è quella che non sono ancora così chiare le modalità, la cosiddetta governance, inteso, ha detto bene Piero, sicuramente concentrata al Ministero dell'Economia, ma non ancora chiaro attraverso quali strumenti verranno erogati i fondi, se non riferimenti che troviamo all'interno del piano richiamati in alcune delle singole componenti a un sistema, diciamo, di bandi nazionali, di avvisi nazionali a cui i comuni potranno partecipare, gli enti locali potranno partecipare, ma in altre parti vengono individuati a volte progetti già, come dire, con nome e cognome, ed è da pensare quindi che ci sarà anche una riserva, così come abbiamo sempre chiesto come ANCI, per progetti di valore nazionale, di rilevanza appunto nazionale, promossi direttamente dai comuni e che come tali hanno una dignità di finanziamento diretto, che non deve passare attraverso i bandi, perché sappiamo bene che è questa ancora un'enorme incognita, nonostante, come dire, le promesse indicate dal piano stesso di grandi semplificazioni, mi riferisco in particolare ovviamente al codice dei contratti, al codice degli appalti, ma sappiamo bene che quando si entra nella dimensione del bando nazionale, di sicuro l'esperienza ci dice che i tempi per l'erogazione delle risorse, per la realizzazione delle opere, non sono di solito brevi, e invece noi ci troviamo di fronte invece a un orologio che etichetta, no? dicono gli americani, cioè il tempo passa e il PNRR ha un termine che in relazione, diciamo, agli oggetti che sono da finanziare, quindi anche opere, principalmente opere, è un tempo brevissimo. Noi lo sapete tutti meglio di me, conoscete tutti i tempi, no, come dire, più o meno tradizionali con cui le opere vengono realizzate. Io ne ricordo uno solo,
cioè l'Osservatorio Nazionale per le Opere Pubbliche, ci dice che mediamente per realizzare un'opera sotto i 10 milioni occorrono più di 7 anni. Ed è esattamente il tempo che noi non abbiamo. Se uno dovesse osservare quello che, appunto, se dovesse guardare quello che l'Osservatorio Opere Pubbliche, che sappiamo è attivo in forme diverse ormai da più di 30 anni, quindi è un dato incontrovertibile questo, dovremmo pensare che 200 miliardi si spenderanno tutti per opere più piccole di 7 miliardi, perché, pardon, scusate, di 10 milioni, perché solo sotto i 10 milioni c'è un tempo utile per realizzarli. Quindi, insomma, c'è questa contraddizione che dobbiamo avere sempre presente, e come la possiamo avere presente? Intanto pensando al lavoro che i comuni devono fare direttamente. Molto giusto, molto corretto, mi trovo molto d'accordo il tema della cantierabilità dei progetti, della concretezza dei progetti. Non credo neanche che sia il momento, come dire, di rincorrere le intenzioni, ma piuttosto di osservare con attenzione il testo del piano, perché all'interno del piano, nella declinazione delle 16 componenti, è molto chiaro quali saranno gli interventi possibili. Faccio un esempio banale, perdonatemi, io ho come riferimento, perché è anche un po' il mio mestiere, i contesti urbani, ma altrettanto vale anche, ripeto, per i contesti rurali. Ci sono risorse per la rigenerazione urbana sotto diverse forme. Il rifinanziamento, ad esempio, del Piano Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Sono indicati in modo piuttosto generico iniziative per le periferie urbane, iniziative per lo sport, per le infrastrutture sportive all'interno delle scuole e fuori dalle scuole, per ovviamente sempre rimediare a quel gap generazionale che dicevamo all'inizio. Ebbene, dentro questa componente, dentro questo insieme di componenti, a questa missione, ci sono più di 10 miliardi. E quindi è legittimo pensare che all'interno di questa enorme tematica i comuni avranno un ruolo da protagonista e si devono far trovare pronti con i progetti. Analogamente, ma forse con un po' più di prudenza, ed è qui un lavoro che stiamo facendo con grande intensità come ANCI, per la salvaguardia della strategia nazionale per le aree interne. Le prime avvisaglie, diciamo, che vengono dalle dichiarazioni della ministra Carfagna non sono rassicuranti rispetto al rafforzamento della strategia, se non per alcuni aspetti che però rischiano di stravolgere la strategia, che, come sapete bene, è basata sulla costruzione, appunto, di strategie territoriali nelle aree interne, mentre sembrerebbe più così, il disegno andare verso di nuovo una ricentralizzazione delle risorse e di erogazione di queste risorse rispetto a fabbisogni molto puntuali, locali, che sono sicuramente fabbisogni reali. Penso a quello che è stato detto in queste settimane riguardo al rafforzamento dei sistemi sanitari locali all'interno delle aree interne, tema ovviamente di drammatica attualità, delle infrastrutture di mobilità, degli uffici postali, diciamo degli uffici dei servizi di prossimità, ma come dire, con un'attenzione che noi stiamo portando al possibile come dire, distogliere rispetto all'indirizzo iniziale della strategia, che era quello appunto proprio della strategia nazionale, intendere, che era quello di favorire, formare degli accordi di programma locali che guardassero a un tempo lungo di sviluppo dell'area interna. Ultimissimo tema, forse, scusate, sono andato un po' lungo e in modo un po' disordinato, però lo hanno toccato tutti prima di me, ed è fondamentale, ed è quello delle risorse umane. Senza citare Obama, tutti quelli che hanno detto non si può fare
l'innovazione amministrativa con l'amministrazione del passato. Il ministro Brunetta, la ministra Carfagna si stanno impegnando molto insieme ad ANCI e insieme ad UPI nella definizione di nuove regole per le assunzioni. Sappiamo che questa sarà una chiave fondamentale, fondamentale perché i compiti che sono da svolgere sono compiti anche profondamente innovativi. Tutta la questione, ma non solo rispetto, banalizzo, la digitalizzazione. Ci sono molte risorse sulla digitalizzazione, molto è dedicato alle infrastrutture di banda ultralarga, eccetera, ma molto anche è dedicato agli interventi più, diciamo, di servizi digitali, non solo infrastrutture, ma anche infrastrutture di abilitazione, di interoperabilità, di sviluppo di big data, tutte competenze che sono da ricercare sul mercato in questo momento, che ahimè solo poche amministrazioni, sicuramente non, quasi sicuramente, salvo pochissime eccezioni, non i comuni di più piccole dimensioni che, come sapete, come sappiamo bene tutti quanti, hanno una dotazione organica a volte davvero, davvero minuscola. Per cui c'è da anche qui leggere quello che ci dice il PNRR, che parla appunto di task force in più punti, di task force temporanee che saranno attivate addirittura per la digitalizzazione, si parla di 1000 professionisti, da un'altra parte si parla anche lì di, per la transizione ecologica, si parla di task force locali che saranno messe a disposizione. Questo significa però che da subito i comuni devono orientarsi a usare queste risorse temporanee nella direzione di una loro stabilizzazione. Non parlo soltanto degli aspetti contrattuali, ovviamente, ma parlo della stabilizzazione delle competenze, cioè usare l'occasione del confronto con questi professionisti che, si spera, velocemente arriveranno dall'esterno per potenziare le strutture. Sicuramente ci sarà la possibilità di fare nuove assunzioni, lo sblocco del turnover è ormai acquisito, i comuni, penso ad esempio, senza andare lontano, ho parlato recentemente con un alto dirigente del comune di Torino che mi diceva che il comune prevede che nel prossimo triennio andranno in pensione quasi 1000 persone. Questo significa sicuramente che si perderà esperienza, che si perderanno competenze, ma che si libereranno risorse economiche per nuove assunzioni. Allora, queste nuove assunzioni, in un ambito di grande semplificazione, che è quello sul quale noi stiamo lavorando e che, come dire, il governo sembra assolutamente intenzionato a mantenere, in questo ambito sono, come dire, già da orientare al meglio, all'innovazione, a me viene da dire in senso generale. Su questo c'è da guardare al percorso di assunzione straordinaria di 2.800 unità di personale che sta facendo il ministro Brunetta per le amministrazioni del Sud. Di questi 2.800 persone, 2.600 andranno nei comuni del Sud, delle 8 regioni del Sud, e questo già sarà un primo, come dire, campo di prova per vedere intanto se le innovazioni, le semplificazioni per le assunzioni saranno effettivamente praticabili e efficaci, ma dall'altra parte sarà utile vedere le competenze delle persone che andranno ad essere selezionate, come riusciranno ad inserirsi all'interno dei processi ordinari delle nostre amministrazioni locali. Se vi consiglio di andarvi a vedere sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, cioè sulla Gazzetta Ufficiale, e già prima nel decreto erano individuate le competenze, gli ambiti professionali che verranno selezionati, che sono tutti dedicati al tema di cui stiamo parlando oggi, alla progettazione europea, all'accesso ai fondi europei e nazionali straordinari per lo sviluppo territoriale. Quell'esempio, devo dire, è un esempio molto, molto interessante e, come dire, è da osservare per prepararci all'immissione all'interno dei comuni di queste risorse nuove. Io chiudo un po' con questo auspicio, ovviamente resto con voi a disposizione per ogni chiarimento e ringrazio ancora ANCI Piemonte per questa possibilità di confronto.
Grazie dottor Testa, grazie molte per il tuo prezioso intervento che credo abbia rappresentato molto bene come questo negoziato che le nostre associazioni degli enti locali, ANCI e UPI, stanno conducendo col governo non sia un negoziato facile, ancora probabilmente in salita per alcune parti estremamente rilevanti. E quindi anche nel tuo caso ti chiederei la disponibilità a rimanere ancora un pochino in collegamento con noi per poter proseguire nella rassegna delle informazioni e delle relazioni tecniche. Le cose che tu hai raccontato calano su una regione notoriamente ad alta frammentazione amministrativa, in cui il tessuto anche di intercomunalità è sempre stato ed è tuttora molto fragile, e in cui il livello sovracomunale, cioè il livello delle province, è giusto che anche grazie al piano nazionale recuperi la forza e la capacità di azione che avevano un tempo le province, trasformata secondo le nuove necessità. Per tutte queste ragioni, in Piemonte più che in altre regioni, abbiamo molto bisogno che questo piano cali attraverso una attenta attività, azione di programmazione da parte della Regione Piemonte. E perciò mi fa molto piacere introdurre la relazione della direttrice del coordinamento politiche e fondi europei della Regione Piemonte, dottoressa Paola Casagrande, che ringrazio davvero per la sua partecipazione a questa conferenza. Con la relazione della dottoressa Casagrande si concluderanno le informazioni tecniche e ci avvieremo alle conclusioni da parte del nostro vicepresidente Piersandro Cassulo e dal presidente della Consulta Alberto Avetta. Quindi invito fin d'ora i partecipanti, se lo ritengono, a fare richiesta di intervento o a scrivere le loro domande in chat. Grazie ancora, Paola, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di iniziare a parlare della programmazione europea, volevo solo dare qualche dato a supporto di tutto quello che è già stato detto, che effettivamente è quello che è effettivo ed è anche la nostra preoccupazione rispetto alla gestione del PNRR. In conferenza unificata è stato detto che sul volume complessivo del recovery 71 miliardi di recovery e 15, quasi 16 miliardi di fondo complementare, quindi oltre 87 miliardi saranno investimenti la cui realizzazione compete a regione ed enti locali, quindi tutto il discorso fatto sul personale, sull'adeguamento delle strutture, su tutto quello che sarà necessario, è chiaro che è evidente e urgente, perché la gestione di tutto ciò sarà veramente molto molto complessa da parte delle nostre amministrazioni. Ma il mio compito oggi è dirvi qualcosa sulla programmazione europea 21-27, intesa sui fondi che effettivamente saranno di gestione diretta della regione attraverso i programmi operativi, soprattutto FESR ed FSE, che ci stiamo accingendo a scrivere e che quindi saranno comunque un altro aspetto importantissimo per i prossimi 7 anni della nostra programmazione. Vi dico inoltre che, essendo la programmazione 2021-2027, ma essendo l'iter ancora in corso, se riusciremo avremo i programmi operativi pronti e approvati dalla Commissione entro fine anno, ma di fatto abbiamo saltato un anno perché la 14-20 sta esaurendo le risorse e la 21-27 partirà, se tutto va bene, a inizio 2022. Per quest'anno di transizione, che per noi era molto importante trovare delle risorse, perché soprattutto per tutto quello che riguarda il Fondo Sociale Europeo, quindi tutta la partita della formazione, delle politiche del lavoro, essendo noi diciamo molto bravi a spendere, quindi avendo esaurito le risorse 2020, sarebbe stato veramente drammatico non avere delle risorse per fare il ponte tra le due programmazioni. Allora, a questo fine è arrivata una comunicazione dell'Agenzia di Coesione
che il CIPE ci sta per assegnare una quantità di risorse che possiamo utilizzare a questo scopo, e quindi stiamo insomma lavorando con Roma proprio in questi giorni per far approvare dei progetti che permettano questo ponte tra una programmazione e l'altra, e quindi diciamo rassicurino anche i nostri soggetti che lavorano chiaramente con queste risorse, che il tutto procederà diciamo in armonia e in continuità, e questo è insomma un risultato importante, perché per noi era veramente importante, soprattutto su tutta la partita appunto della formazione delle politiche del lavoro, dove non potevamo avere un buco poi proprio quest'anno, che sarà comunque un anno particolarmente critico da questo punto di vista. Detto ciò, per tutto quello che riguarda invece la programmazione, è chiaro che la nostra programmazione dei fondi tiene conto di tutte quelle che sono in qualche modo, magari vi lascio anche due slide così può essere più facile seguire. Aspettate solo un attimo, che le vedete? Spero di sì. Sì, grazie Paolo. Okay, perfetto. E, in modo che solo io non riesco più ad andare avanti. Capisco. Vabbè, non capisco. Ok. Noi abbiamo tenuto conto nella scrittura del nostro documento strategico di tutte quelle che sono gli indirizzi strategici diciamo in corso, quindi la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, alla quale si affiancherà prestissimo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, l'agenda 2030, il Green Deal europeo, la USALP, ma è chiaro che il capire e avere più certezze di che cosa verrà finanziato realmente con il PNRR è fondamentale per fare in modo che la nostra programmazione sia complementare, sinergica, perché nei titoli, diciamo, in tutto quello che è detto nel documento di Draghi ci sono molte indicazioni, ma sono molte indicazioni che in qualche modo anche si sovrappongono con quella che è la programmazione. Quindi quello che noi abbiamo chiesto anche come regioni ai vari ministri è di procedere celermente con le riunioni tecniche per capire effettivamente i contenuti di quello che è indicato in queste macro voci, in modo da poter procedere con la nostra programmazione appunto in modo sinergico, in modo complementare, andando a coprire quello che il PNRR non copre, o variando in qualche modo le risorse che avevamo pensato di destinare rispetto a quello che saranno le risorse che arrivano sull'altro fronte, in modo che effettivamente l'insieme possa essere significativo. Noi abbiamo redatto questo documento strategico unitario, questo che è diciamo la base delle strategie del Piemonte per i prossimi 7-10 anni. Il documento è stato redatto appunto tenendo conto di tutte quelle che sono le varie strategie, ma poi dopo aver redatto diciamo così una prima bozza siamo andati in consultazione del partenariato. Voi sapete, credo, abbiamo fatto questo diciamo tour sui territori per raccontarlo, per spiegarlo, per recepire quali sono le istanze dei territori. Adesso abbiamo raccolto tutto quello che i vari stakeholders hanno voluto inviarci e ci sarà un ulteriore diciamo aggiornamento del documento anche in rapporto con il Consiglio regionale, perché poi il documento finale dovrà essere diciamo presentato in Consiglio, avrà la discussione politica che merita e diventerà una delibera del Consiglio regionale. Questa sarà la base naturalmente per la predisposizione dei programmi operativi veri e propri sui quali in questo momento in parte si sta già lavorando, ma sui quali mancano ancora indicazioni importanti.
In effetti noi nella prima, insomma, nella stesura che avevamo fatto speravamo che l'accordo di partenariato arrivasse a marzo, ma in realtà non c'è ancora, diciamo, una redazione di questo accordo definitiva e quindi questo naturalmente incide molto perché l'accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea dà le indicazioni su cosa si può e cosa non si può finanziare. Quindi è chiaro che finché non siamo in possesso dell'accordo di partenariato, la redazione definitiva dei programmi operativi non può essere fatta. Però noi intanto appunto andiamo avanti nell'approvazione delle strategie, perché le strategie comunque quelle rimangono e poi la finalizzazione precisa degli assi, delle misure, dovrà tener conto naturalmente di quello che ci sarà scritto nell'accordo di partenariato. Noi speriamo comunque appunto di riuscire in fretta a redigere questi programmi operativi in modo da attivare immediatamente i rapporti con la Commissione, la discussione che in genere c'è di approvazione, di modifiche, di finalizzazioni migliori, in modo da arrivare, speriamo, a fine anno con i POR approvati, proprio per avere poi le risorse disponibili da inizio 2022. Gli obiettivi prioritari del nostro documento strategico ovviamente si rifanno a quelli che sono gli obiettivi generali che ormai abbiamo, direi, su ogni documento, quindi un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini, che sono anche, insomma, gli obiettivi, che perseguiamo con anche il resto delle politiche. I vincoli non li abbiamo ancora tutti, proprio perché l'accordo di partenariato non c'è ancora, ma sappiamo già che l'85% delle risorse del FESR andranno su Europa più intelligente e Europa più verde, quindi su questi due obiettivi. E l'8%, noi abbiamo calcolato, sarà dedicato allo sviluppo urbano. Mentre invece per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, il 25% sarà dedicato all'inclusione sociale, cioè è obbligatorio che sia dedicato all'inclusione sociale, e poi, come vedete, le altre percentuali, in particolare il 12,5% sull'occupazione giovanile, in particolare per tentare di risolvere, insomma, il problema dei NEET, quindi quei giovani che non studiano, non lavorano e neanche cercano questo lavoro. Quindi qualche vincolo lo sappiamo già, dobbiamo poi vedere come saranno ulteriormente esplosi nell'accordo. Altri vincoli che sappiamo ci saranno sono quello delle condizioni abilitanti. Questa è abbastanza una novità, nel senso che nella precedente programmazione non erano così vincolanti. Adesso dovremmo mantenere queste condizioni per tutto il settennio di programmazione, ma non solo. Il rispetto delle condizioni dovrà essere su tutto il territorio nazionale e il mancato adempimento anche di una sola regione comporterà che le altre regioni non possano avere il rimborso delle spese certificate. Quindi sarà molto importante, soprattutto a livello nazionale, monitorare e garantire queste condizioni perché di fatto ci condizioneranno tutti. Le risorse complessivamente sono definite. Abbiamo però ancora in atto una discussione tra Regioni e Stato su quanto verrà attribuito sui POM e su quanto verrà attribuito sui POR, perché le Regioni avevano chiesto che, visto insomma, la mole di risorse che già lo Stato gestirà con altre misure, con i PNRR, ci fosse una maggiore disponibilità a dare risorse sui programmi operativi regionali, ma non credo che cambierà nulla. E allo stesso tempo c'è ancora una discussione in corso tra le regioni più sviluppate, perché le meno sviluppate, quelle in transizione, hanno trovato in questi giorni un accordo tra di loro. Dobbiamo ancora trovare un accordo tra le regioni più sviluppate su come ripartire queste risorse fra le regioni.
La novità più grande direi che è quella del cofinanziamento, perché mentre nella precedente programmazione metà dei fondi venivano cofinanziati dall'Europa e metà dovevano essere cofinanziati tra risorse statali e risorse regionali, in questa programmazione l'Europa cofinanzia soltanto al 40%, quindi è il 60% delle risorse che dovrà essere trovato a livello statale e a livello regionale, e non è banale per i nostri bilanci. In una, diciamo così, prima approssimazione, ma non sono numeri definitivi proprio perché l'accordo non c'è ancora, ma potranno variare in termini di qualche milione di euro, non sicuramente saranno stravolti, il rapporto ci dice comunque che noi avremo a disposizione molto più risorse che nella precedente programmazione, perché la precedente programmazione, parlo solo di FESR ed FSE, proprio perché il FEASR ha una, diciamo, una strada a parte. Avevamo 1.838 milioni, la nuova dimensione dei POR dovrebbe superare 2.700 miliardi, quindi avremo delle risorse importanti in più. Di queste però dobbiamo fare attenzione che ci sarà un cofinanziamento molto più alto, lo Stato ha già, insomma, garantito un cofinanziamento importante, ma questo, se i numeri resteranno questi, il cofinanziamento regionale aumenterà di oltre 200 milioni, quindi questo naturalmente sui bilanci regionali avrà un impatto importante, però sappiamo che alla fine, insomma, avremo molte risorse in più in questo settennio, e quindi è importante, oltre a tutte quelle del recovery, quello che abbiamo detto prima, però è importante insomma cercare di ottimizzarle al massimo, perché abbiamo veramente un momento in cui tutte queste risorse, se non riusciamo a fare, diciamo, una svolta adesso, non so quando potremo poi avere un momento diciamo così favorevole. Quindi il DSU, che voi, se volete leggere, potete trovare sul sito www.piemonte2021-2027.eu, la prima bozza, poi adesso stiamo lavorando rispetto a tutto quello che appunto è arrivato e ci sarà poi una bozza definitiva. Comunque, se lo leggete, vedrete nella prima parte un quadro strategico generale, poi troverete una seconda parte dove si parla del contesto piemontese, quindi lo scenario economico, il posizionamento del Piemonte, e soprattutto per ogni obiettivo prioritario c'è un'analisi dei dati, un'analisi SWOT e poi le linee di indirizzo, che sono le vere e proprie strategie con le quali noi dove vorremmo portare il nostro Piemonte nei prossimi anni. Brevemente vi posso illustrare quello che c'è per i vari obiettivi, lo potete naturalmente vedere, poi leggere nel dettaglio, comunque anche le slide saranno a disposizione, quindi non c'è problema. Però insomma, per fare due ragionamenti, naturalmente su Piemonte più intelligente si parla di competitività e innovazione, quindi di diffusione di tecnologie digitali, servizi digitali, digitalizzazione per cittadini, pubblica amministrazione, rafforzamento di processi di crescita e competitività delle PMI, la formazione, la mobilità sostenibile, la banda ultralarga, sulla quale speriamo che si riesca a procedere in maniera un po' più spedita che nella precedente programmazione. Però vedete come e quanto questo si interseca con il PNRR, che di fatto lavora sulle stesse tematiche, quindi per questo che sarà veramente molto importante capire operativamente dove scendono a terra queste risorse, per capire di integrarle in maniera veramente sinergica e consistente. Sul Piemonte più verde, anche qui clima, energia, risorse naturali, economia circolare, c'è tutto il discorso naturalmente delle energie rinnovabili, ma anche il discorso della gestione forestale sostenibile, delle risorse idriche, del rafforzamento della biodiversità, della tutela del paesaggio, della tutela del suolo,
del miglioramento della qualità dell'aria, che sappiamo che insomma sul nostro territorio è veramente critica. Quindi anche qui sono tutte materie che, sulle quali dovremmo capire esattamente cosa viene finanziato a livello diciamo nazionale, cosa e quindi dove veramente entrare con le nostre risorse e cercare di fare ulteriormente la differenza. Sul Piemonte più connesso si parla di trasporti, di logistica. La logistica per il nostro Piemonte è un aspetto importantissimo e quindi lo sviluppo della logistica e anche la trasformazione digitale della logistica, perché il digitale può favorire moltissimo un miglior utilizzo della logistica. Il discorso del trasporto su ferro, l'intermodalità, e poi c'è tutta la parte delle reti ciclabili. Anche questi appunto tutti argomenti anche trattati nel PNRR. Ad esempio sulle reti ciclabili sappiamo che il PNRR dovrebbe finanziare l'Avento, la Venezia Torino, che è una grande dorsale, però naturalmente per noi hanno importanza anche magari reti minori che magari non saranno considerate diciamo a livello nazionale, ma che per noi sul nostro territorio possono veramente essere importanti da un punto di vista sia di mobilità sostenibile ma anche di attrazione turistica. La parte diciamo che riguarda più l'FSL, il Piemonte più sociale, quindi l'occupazione, le competenze, l'inclusione, si parla molto di academy, di ITS, di FTS, quindi di alta formazione in generale, con naturalmente un'attenzione però anche a tutto quello che riguarda la formazione diciamo continua, quindi quella legata alla riqualificazione delle imprese, all'apprendistato, all'utilizzo dell'apprendistato. C'è tutto il discorso del sostegno all'imprenditorialità, al lavoro autonomo, alla creazione di impresa. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che sappiamo insomma essere uno dei problemi del nostro paese, anche con l'aumento di servizi che possano favorire questo, quindi l'accesso ai servizi per l'infanzia e anche per le misure a sostegno della natalità. C'è il discorso del contrasto alla dispersione scolastica, sul quale in realtà si lavora da sempre, l'attività dei centri per l'impiego, dove tra l'altro sul PNRR sono previste tantissime risorse, quindi bisognerà vedere se poi appunto avrà senso metterne ulteriori sulla nostra programmazione. E poi tutto quello che riguarda il sostegno al turismo, al patrimonio culturale paesaggistico, alla valorizzazione delle residenze reali, quindi tutto quello che è più l'aspetto sul sostegno al turismo. Ad esempio su questo vi posso dire che nell'interlocuzione che è stata fatta con il ministro Garavaglia, lui ha detto che intende destinare le risorse del recovery soltanto ad operazioni finanziarie, quindi a fondi di garanzia, fondi di investimento per le imprese, di supporto comunque di sgravi fiscali. Quindi è chiaro che ad esempio qui probabilmente mancherà la parte più infrastrutturale, quindi il nostro FESR potrebbe intervenire magari più invece sui progetti veri e propri in questa tematica, se non trovano spazio da altre parti, anche se poi molti dei progetti infrastrutturali in realtà spesso sono anche di efficientamento energetico, e su quelli c'è una dotazione molto importante sul recovery. Un Piemonte più vicino ai cittadini, quindi il rafforzamento della capacità amministrativa, che abbiamo detto quanto è importante, il rilancio delle periferie, la rigenerazione urbana, ma si vorrebbe veramente procedere con questo discorso, oltre che dalle aree interne, di progettazione di area, cioè per aree omogenee, in modo che effettivamente si concerti a livello di aree
quali sono i progetti più significativi e questi possano essere finanziati proprio per anche cercare di mitigare un po' quello che è il nostro problema di estrema parcellizzazione dei nostri comuni e quindi magari ragionando per area si riesce effettivamente a individuare quelli che sono i progetti più significativi che possono poi fare da traino per tutta l'economia di quell'area. Si vorrebbe anche dare un'attenzione alle città medie perché nei nostri POR abbiamo spesso parlato di borghi e di magari città metropolitana, però abbiamo sul territorio regionale tante città medie che fanno appunto un po' da punto di riferimento per delle aree omogenee e quindi l'idea è quella di coinvolgere di più queste città in modo da veramente fare un ragionamento mirato su ciascun territorio, ma questo poi naturalmente sarà oggetto di concertazione, di attività e di discussione nel documento stesso. Questo è il sito, voi lì potete trovare tutto, noi appunto adesso stiamo procedendo con questi aggiornamenti e poi pubblicheremo diciamo il documento aggiornato e poi questo sarà effettivamente oggetto di una discussione in Consiglio regionale, di un'approvazione da parte del Consiglio regionale, quindi è ancora diciamo un'attività in progress ma che appunto avrà bisogno ancora di alcune notizie un pochino più certe, un pochino più dettagliate su quello che finanzierà il recovery proprio per cercare di essere il più incisivo possibile. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto anche una sorta di mappatura di tutto quello che sono le istanze del territorio proprio per avere una base per capire cosa il territorio si aspetta, se ha già delle progettualità pronte, se ha delle progettualità già in fase diciamo avanzata. Quindi abbiamo fatto questa sorta di raccolta enorme di progetti da parte del territorio che adesso cercheremo di sistematizzare. In effetti ci sono stati presentati 2.974 progetti per un totale di oltre 34 miliardi, è chiaro che bisognerà selezionare e verificare, però per avere un'idea di quello che effettivamente sono le richieste di quello che è il territorio, ad esempio vi posso dire che praticamente la metà di questi progetti sono tutti sulla rivoluzione verde e transizione ecologica, quindi vuol dire che c'è veramente una grande attenzione da parte del nostro territorio su queste tematiche e quindi gli enti locali, ma non solo, hanno veramente voglia e necessità di lavorare su questi aspetti. L'altro aspetto che naturalmente emerge dal territorio è quello della digitalizzazione, dell'innovazione, che sono in effetti le necessità probabilmente più sentite e più sulle quali si dovrebbe concentrare maggiormente la nostra attenzione. Vi ringrazio e sono a disposizione se avete delle domande. Grazie. Grazie molte, dottoressa Casagrande, grazie davvero per l'intervento molto completo ed esaustivo. In effetti la grande partecipazione anche all'incontro di oggi, oltre a quella che c'è stata al tour Piemonte Cuore d'Europa, testimoniano molto bene il grande interesse che c'è da parte dei comuni piemontesi su questa programmazione. Io non vedo richieste di intervento o domande in chat, pertanto se il vicepresidente, lo vedo collegato, ha aperto la telecamera, do volentieri la parola per l'avvio delle conclusioni al vicepresidente Piersandro Cassulo.
Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Avetta per l'organizzazione di questa consulta, che confermo anch'io la mia soddisfazione per le presenze numerose che ci sono. Ovviamente il fatto delle videoconferenze ha degli aspetti negativi, da un lato perché manca il contatto umano, però d'altro canto favorisce sicuramente la partecipazione delle persone. Ringrazio i relatori, sono stati molto precisi, molto esaudienti sui temi di questa consulta, e in particolare ho apprezzato, come già avevo fatto, come era mio dovere, partecipare a Piemonte Cuore d'Europa in tutte le province, la passione e la competenza della dottoressa Casagrande su questi temi. Il ruolo di ANCI Piemonte è fondamentale sulla programmazione europea quanto riguarda il recovery, poi vedremo nei contenuti quello che potrà essere il nostro ruolo di coordinamento dei comuni, ma anche e soprattutto per i finanziamenti europei diretti e indiretti. Credo che io, che ho fatto per tanti anni il sindaco di un piccolo comune di 2000 abitanti, la possibilità di essere guidato, di essere coordinato dal nostro organismo, dalla nostra associazione è fondamentale. Proprio per le difficoltà che hanno questi comuni ad approcciarsi alla programmazione e alla progettualità europea. Quindi il nostro ruolo credo che sia, come sempre stato del resto, proprio una grande spinta a livello degli enti locali, dei comuni, insieme agli enti di aree vaste, a guidare i comuni ad associarli ad una progettazione comune. Noi su questo abbiamo assolutamente bisogno di avere un rapporto diretto e costruttivo con la Regione Piemonte, specialmente per quelli che sono i finanziamenti indiretti. Abbiamo da sempre raccolto la disponibilità massima della parte politica, abbiamo apprezzato e raccolto la disponibilità della dottoressa Casagrande. Mi auguro che anche tutto lo staff tecnico, la parte tecnica, sia disposta ad ascoltare i nostri suggerimenti. Noi abbiamo avviato più iniziative per favorire questa concertazione fra comuni. Non ho, ieri ad esempio abbiamo fatto un ulteriore incontro con tutte le ANCI regionali che aderiscono, che partecipano al progetto EUSALP, perché riteniamo che il confronto dei territori sia importante per capire quelle che sono le esigenze comuni di tutta una programmazione che coinvolge gli stati al di qua e al di là delle Alpi. In questi incontri sono emersi progetti, idee molto importanti, progetti, idee che abbiamo visto sono patrimonio dei territori, pur con le ovvie differenze che ci possono essere fra territori squisitamente montani, territori di fondovalle. Se mi permettete, visto che insomma è importante ribadire questo ruolo, nel penultimo incontro ha lasciato perlomeno perplessi tutti, ma anche noi un po' così sconcertati, nell'incontro che c'è stato fra i rappresentanti delle regioni e le ANCI, l'intervento del dottor Donati a nome della Regione Piemonte, che di fatto ha espresso forti dubbi su questa iniziativa, ci ha lasciato perlomeno perplessi. Penso che non abbia ben compreso qual era la nostra volontà, che era sicuramente quella di non scavalcare la Regione. Noi sappiamo benissimo
che sui finanziamenti, specialmente quelli indiretti, è la regione la protagonista della progettazione, però crediamo che il nostro contributo di idee e di esigenze, soprattutto dei comuni piemontesi, faccia tesoro a quello che possono essere le idee della regione, e la dottoressa Casagrande, sia negli interventi di Cuore d'Europa sia anche stamattina, credo che ci abbia veramente supportato e dato riscontro a questa nostra disponibilità, che poi noi sappiamo benissimo che la nostra disponibilità è una disponibilità fatta di grande impegno, di grandi sacrifici, di dedicare molto tempo a questa nostra missione che abbiamo, e che quindi credo che questo fatto possa essere apprezzato sicuramente da tutti. Per quel che mi riguarda, ringrazio nuovamente tutte le partecipazioni, e non so se credo che il presidente Avetta voglia dire, diciamo, fare le conclusioni finali dei lavori di questa consulta. Grazie a tutti. Sì, grazie Pier Sandro, grazie a tutti voi. Io non credo ci siano domande, richieste di intervento. Io credo che questa mattina sia stata davvero molto interessante per la qualità degli interventi, anche per la competenza e l'esperienza che tutti i relatori hanno messo a disposizione. Io non ho la pretesa di tirare le conclusioni di una mattinata così intensa, però io credo che le considerazioni che abbiamo ascoltato dai relatori, sia da Antonelli sia da Testa, da ultimo anche dalla dottoressa Casagrande, seppur su un tema come dire, più tecnico, meno di inquadramento politico, credo che confermino, quantomeno vale il ragionamento, vale sia sui fondi europei, sul tema della progettazione europea, della programmazione europea, sia a maggior ragione sul tema del Next Generation. Io credo che confermino che questo piano nazionale di resilienza è destinato a trasformare questo paese, riducendo quella forbice che tra il nostro paese e gli altri paesi europei, sia tra il nostro paese e gli altri paesi europei, sia all'interno, riducendo quella forbice che Antonelli ha ben evidenziato. Allora, questo obiettivo, è particolare quello della riduzione dei divari, è particolarmente rilevante nel paese Italia nel suo complesso, ma in particolare, come è stato ben sottolineato, è particolarmente rilevante in Piemonte. Non è un caso che ANCI Piemonte da anni, insieme a Dupi, ha costruito la sua presenza politica e la sua relazione politica con i propri associati, proprio battendo e insistendo su questo tema del divario tra le grandi aree metropolitane, tra le grandi aree urbane e le aree rurali e le aree montane in particolare. E allora, se vogliamo centrare questo obiettivo, cioè se vogliamo ridurre questo divario valorizzando il ruolo dei singoli comuni, Pier Sandro lo ricordava bene nel suo ultimo intervento, io credo che dobbiamo valorizzare e mettere a fattor comune tutti quegli elementi che sono stati evidenziati, a cominciare dalla necessità di ridare vigore sia amministrativo sia in termini di competenze, perché non ci dimentichiamo che oltre all'accelerazione della pandemia, noi dobbiamo ricordare, questa mattina in qualche modo è stato detto, che arriviamo anche da 10-15 anni in cui abbiamo massacrato il sistema degli enti locali per tante ragioni, giusto o sbagliate, ma evidentemente ad oggi prendiamo atto che la pandemia ha evidenziato, enfatizzato un problema strutturale che ci portiamo dietro da tanti anni, di tagli. C'è stato un periodo storico politico in cui abbiamo ritenuto che il ruolo delle province fosse superfluo, invece oggi ci rendiamo conto che il ruolo dell'ente intermedio, in qualsiasi forma esso assuma, da provincia a città metropolitana, è fondamentale nell'interlocuzione tra comuni, in particolare quelli piccoli, e regioni. Quindi il tema è molto ampio. Certamente è importante anche recuperare proprio su questo le competenze relative a un modello e a un mondo che sarà del tutto nuovo e straordinariamente nuovo anche dal punto di vista delle competenze sulla digitalizzazione, come ricordava Paolo Testa in particolare. Però io credo serva
e concludo su questo, una assunzione di responsabilità diffusa, cioè noi dobbiamo, che si deve tradurre nella capacità, la dico in modo un po' semplificato, di fare scelte, di assumerci la responsabilità della scelta, perché noi dobbiamo anche saper dire qualche no rispetto a quella grande progettualità che in questi ultimi mesi è stata animata a livello della rete degli enti locali piemontesi, fare scelte che siano coerenti con l'obiettivo finale, con il macro obiettivo finale, che è quello di ridurre i divari che sono nel nostro sistema paese, ma che certamente sono, per le caratteristiche amministrative, caratteristiche geografiche del Piemonte, sono particolarmente evidenti a livello appunto regionale. Io credo che se avremo questa capacità saremo in grado di intercettare al meglio la ratio e l'obiettivo, il macro obiettivo che si dà a questo Next Generation, che non a caso si chiama Next Generation, insomma, evidentemente. Se non avremo questa capacità rischiamo di sprecare una grandissima occasione. Io credo che anche con il supporto di approfondimenti come quelli di questa mattina, con la disponibilità dimostrata da ultimo dalle parole, dall'intervento del vicepresidente Piersanto Cossulo, io credo che ci sia, che gli enti locali possano giocare un ruolo anche facendo la propria parte nell'assumersi quella responsabilità di fare scelte, che è fondamentale a mio avviso, propedeutica per ottenere l'obiettivo di trasformare questo paese e metterci nelle condizioni di ridurre quella forbice nei confronti dei paesi che invece europei che sono un po' più avanti di noi. Quindi io vi ringrazio tutti, vi richiamo all'attenzione sul prossimo appuntamento del 21 maggio, fondi diretti europei, credo sia molto interessante per le amministrazioni, vi richiamo anche richiamo tutti gli amministratori ancora collegati, che ringrazio, a usare ANCI Piemonte, insomma, a usare le risorse, le disponibilità e anche l'attenzione che ANCI Piemonte rivolge loro. Con questo io credo che possiamo, non so se Marco, Orlando, se il direttore deve ancora dire qualcosa, altrimenti ci possiamo salutare ringraziando di nuovo tutti. Nulla da aggiungere, grazie ancora Presidente Avetta, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie, arrivederci, alla prossima. Arrivederci, buongiorno.